Santa Chiara era una che faceva polemica continuamente, quindi era molto pettegola e secondo me sì. Rompeva le palle. Una cosa, un inferno. Ci avete in mente i tavolini? Alle piscine, al B1 ristorazione, al padiglione sport? I tavolini, quelli che ne vedi uno da lontano, fai uno scatto, appoggi una mano su una sedia e l'altra ti giri, la alzi e urli. Qui ce n'è uno! Oh, ma allora tutto bene? La mostra sull'arte? Giambe un po' sbatte. Vogliamo sederci a quei tavolini. Vogliamo raccontare quel meeting. Il meeting di chi sedendosi a quel tavolino. Oh, Mattarella com'è? Non è male. Interessante. Ah, quindi è stato bello. Me lo guarderò su YouTube. E poi non lo farà, perché non serve, perché il meeting è già quella roba lì. Quello che stiamo vedendo è un fenomeno che alcuni hanno definito soprannaturale. Sì, un fenomeno che non è tratto dalla scena di un film, è un fenomeno che parla di acqua e di piscine. Sì, delle piscine che sono state da alcuni, naturalmente non possiamo esprimere pareri, definite le più inavvicinabili dell'intero pianeta. Prima di continuare però attenzione, dovete cliccare sul tasto che ci dà la possibilità di andare avanti e di continuare a proporvi questi contenuti. Sono contenuti importanti, eh? Siamo al meeting di Rimini, non siamo sulla Senna, e anche se le acque si somigliano molto. Far entrare i miei figli in piscina, gli dico che ci fa la pipì un uccellino dentro. Gli dico che c'è la mucillagine del mare di Rimini. Assolutamente no. Siccome risucchiano l'acqua, dopo se li risucchiano un macello, vanno a finire dentro e si perde. Spariscono. Gli dico che ci sono i piranha che gli mangiano i piedi. Una domanda, ci chiediamo una domanda, perché? Grazie Roberto, sono emozionatissimo di poter avere un'intervista con te. Queste piscine hanno qualcosa di unico. Sono la riproduzione praticamente identica del fondale della barriera corallina dell'atollo di Tahiti e hanno questa particolarità unica al mondo. Sono collegate con l'asse terrestre e per un fenomeno di elettromagnetismo subsidiario si dispongono secondo ovest-est, cioè sono sempre sistematicamente secondo questo asse. È una cosa unica che abbiamo. Sì, una struttura particolare, bella, bella, assolutamente bella, ma che racchiude qualcosa di pericoloso. Di solito nelle piscine ci si dovrebbe immergere, ci si potrebbe nuotare. Bene, qui non è possibile, qui ci si può camminare senza andare sotto in acqua. Quindi pensate all'acqua quanto è densa. In confronto quella del Mar Morto è assolutamente desalinizzata. Bene, quest'acqua nasconde qualcosa di speciale, qualcosa che vale la pena di approfondire. Lo potete vedere tutti, veramente il marchio di fabbrica delle nostre piscine. Siamo collegati sottoterra ad un geyser islandese perenne che produce questa peculiarità che abbiamo solo noi, il getto dell'acqua geyser. Ma perché si chiamano piscine? Perché non ci si può nuotare. Grazie Roberto. Sì, sono piscine, ma nessuno riesce a tuffarsi. Perché? Perché sono le piscine del meeting di Rimini, una manifestazione cattolica, cristiana, come tutti sanno, per cui qui accade questo fenomeno incredibile che tutti, come Gesù, sull'acqua ci camminano. Nessuno riesce a entrare dentro. Molti ci hanno provato, ma insomma, hanno avuto dei problemi dal punto di vista fisico, perché non si riesce. Proprio volendo si cammina, facciamo anche, che so, partitelle a calcio, ci sono bocce. Ecco, la boccia sulla piscina è una delle cose più incredibili che possiamo fare qui. Abbiamo chiesto una prova di coraggio al responsabile delle piscine, abbiamo chiesto di bere quest'acqua. Vedremo se avrà il coraggio di farlo. Accetto la sfida, Roberto, riempirò questa bottiglietta e la berrò per voi. Quella che si trova all'interno, o è una nuova sostanza che vale la pena approfondire, magari per risolvere il problema energetico del pianeta, qualcosa che nasconde una grande energia che si può sfruttare in altra maniera. Comunque è stato cambiato il nome di queste piscine per avvicinarle più alla leggenda, più al mito, più alla paura. Si chiameranno le piscine Loch Ness. A voi la linea. Oh, ma che davvero volete mandare sta roba? Ma guarda che
qua uno piglia il colera solo per il puzzo dell'acqua, ma te scherzi veramente? No, dai, ma lasciate perdere, io non c'entro nulla con me. Abbiamo avuto l'onore di intervistare gli autisti di Ruggeri. Vai col servizio. Negli occhi lo stupore, l'amore vuota e devo necessariamente bere. Peccato originale, nell'uomo è strutturale. Io sono grande solo se con me c'è un grande tu. Ti prego Dio, dammi una fede cristocentrica, un'esperienza che preveda un tuffo al cuore. Vita che attende, certo accadrà, cosa essenziale davvero. Il mistero. Siamo qui con Giovanni Scifoni. Intanto grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi. Giovanni, per gli amici? Io, Giovanni. Giovanni Scifoni, codice fiscale SCF GNN. Sei arrivato oggi? Sono arrivato solo oggi e non c'è tempo di fare niente. Poi al meeting in fiera, cioè per fare 10 metri ci metti mezz'ora, perché ti fermano tutti, ti vieni a vedere lo stand di... Allora Giovanni, intanto ti chiediamo di raccontarci una brevissima sinossi dello spettacolo che farai qui al Galli all'interno del meeting. Allora, San Francesco, superstar del Medioevo, fra sotto il titolo. Perché superstar? Perché lui era famosissimo, era l'uomo più famoso del Medioevo. Era un performer, un grandissimo performer. E Francesco è un uomo che sappiamo tutti, si è spogliato del denaro, si è spogliato della proprietà, dice non bisogna possedere nulla, e però a un certo punto aveva questa grande proprietà che è il suo successo. Quindi lo spettacolo racconta dell'ultima più difficile rinuncia di tutte, che è quella del successo, del consenso. Tutti noi siamo tanto bravi a dire essere e non avere, no? Si dice spesso, ma chi lo fa veramente? Nessuno. Io no. Io nemmeno. Oggi viviamo, chiaramente i social hanno amplificato tutto questo, cioè quando posti una storia subito chi ha visualizzato, vai a vedere, fammi vedere questa pischella che mi piace, ha visualizzato, lo fai, no? Certo che lo fai. Francesco ci dice, a un certo punto della sua vita, si può vivere anche senza lo sguardo degli altri. Allora tu le bimbe di Scifoni ce l'hai, non ti preoccupare. Il titolo fra... Sì. È come dire bro, cioè tu lo vedi come un fratello? Era il titolo piccolo che c'entrava bene nei manifesti. Mi serviva per farlo bello grosso, così si vede e lo riconoscono. Questa è la motivazione. E poi perché sì, fratello, tante cose, insomma. Ma loro si chiamavano fra di loro, cioè, fra. Beh sì, fra Marco, fra Antonio. Ma solo fra o fra? Fra. Quello, o fra. Ma poi è umbro lui, no? O fra. Beh, o fra. Fra è anche diminuito di Francesco. Ma infatti l'ha fatta apposta. Fatta apposta. Era ancora momento ego. Non gli è mai passato. Non gli è mai passato. Ma sai che diceva lui alla fine della sua vita? Dice, quelli che non vogliono fare quello che dico io se ne vadano. La fraternità è mia. E poi gli appare Gesù e gli dice, ma che tu, ma dove vai? Ma stai? Fly down, fra. Zio. Fra. Allora Giovanni, noi abbiamo pensato di farti alcuni quizzettini veloci. Dai. Quizzoni. Visto che siamo a Rimini, iniziamo facile. C'è un santo che è passato da qua, a un certo punto. Sì? Passato da qua devo e sapere. Dici... Aspetta, è arrivata la domanda. Passa di qui e ti aiuto, ti aiuto. Adesso faccio la figura del... Passa di qui e, come anche lui probabilmente l'ego, dice io arrivo e converto tutti. Invece non se lo fila nessuno. E allora sai, dice, vado al mare, converto pesci. I pesci! Sant'Antonio. Prima andato, ce l'abbiamo. Il vero nome di San Francesco. Giovanni. Giovanni di Bernardone. L'hai studiato? Allora gli dice al Papa Innocenzo III, no, di predicare, ma il Papa non era convinto, dice... No. Quale animale? Galline. Ma quale animale cosa? Il Papa gli fa. Ah, vai, no, vattene vai tra i porci. Vabbè, ragazzi, è che sta so, dai. Ma c'è un santo che purtroppo non ha potuto ricevere la comunione per 30 anni e neanche si confessava perché era drogato di oppio. Wow. Da dove viene sto santo? Cacchio. Oppio Cina.
È lui. Cina Saverio? No, non è del, il nome è impronunciabile, è un altro santo martire. Xing Zhao Jianka. Lui, è proprio lui. Scusa, hai fatto un quiz senza sapere il nome del... Non so, cioè, no, non ho scritto il nome. Ah, cioè, ma no, manco te lo sai. Visto che da youtuber poi sei passato anche ora in altre vesti. Che vesti? Da psichiatra. Ah, okay. Con che quadro clinico analizzeresti Francesco? Ah, beh, chiaramente un narcisista. Narcisista. Ma un narcisista patologico. Un narcisismo patologico, però poi guarisce. Grazie al medico più grande di tutti. Ok, certo. Il nostro Signore Gesù Cristo. Perfetto. San Pancrazio, quello che invochiamo quando cerchiamo parcheggio, esatto. Se avessi una macchina, che macchina avrebbe? San Pancrazio avrebbe la Renault 4. Questa la tagliamo per forza. Questa. Se San Francesco fosse tra noi oggi, sarebbe vegano o vegetariano? No, nessuna delle due. Francesco amava molto la carne e mangiava tutto quello che gli davano. E una volta arriva un contadino ricco e gli porta un maiale, un maialone bello grasso. A Natale si ammazza il maiale, no? Però era la vigilia. Quell'anno era venerdì il 24 dicembre e quindi il cenone dovremmo farlo di magro e Francesco dice: ma siete scemi, è Natale, mangiamo il maiale, ma col grasso del maiale dobbiamo ungere le porte. San Sebastiano è il patrono dello sport e viene da un paesino francese. In Francia ci sono state le Olimpiadi, Parigi 24. Sì. Secondo te San Sebastiano che sport seguirebbe alle Olimpiadi? Vabbè, tiro con l'arco, vabbè, questa è... Insomma, questa è la... Santa Chiara è la protettrice della TV. La prozia. Sono incastrato. Protettrice è difficile. Immaginatela sul divano che fa zapping. Sì. Secondo te preferisce guardare la famosa serie TV in cui tu interpreti il primario di psichiatria o Sanremo? Secondo me si vede Sanremo, sai perché? Perché a Sanremo poi devi commentare molto dopo, no? Cioè la polemica dopo Sanremo è la cosa più importante di Sanremo, no? E Santa Chiara era una che faceva polemica continuamente, quindi era molto pettegola e secondo me... Sì. Rompeva le palle. Una cosa, un inferno. E chi avrebbe votato al televoto? Quest'anno? Joliet forse. A Mango. Joliet. Vabbè, fa polemica. Poi c'era lo scandalo. Per fare polemica. Perché poi c'era lo scandalo del televoto, per cui lei avrebbe fatto polemica. Avrebbe fatto polemica, sì. Sì. Ti chiediamo un saluto alle bimbe di Scifoni. Ragazze, mi dispiace per voi, vi è capitato questo nonno a cui essere bimbe, mi dispiace, vi compatisco molto. Però grazie che ci siete.